Eccoci qua. Allora, buon pomeriggio a tutti. Piano piano, la piattaforma adesso c'è un ritardo normalmente di qualche secondo, perciò tempo di dare il tempo agli amici di collegarsi, che sta arrivando l'avviso, così lo potete vedere nella pagina di CRS Italy. E avremo il collegamento. Allora, buon pomeriggio a tutti. Sì, ok, perfetto. Allora, due chiacchiere immobiliari e avete qua già l'amico, il collega, non c'è la sorpresa. Andrea, come stai? Ciao Nello, ciao a tutti gli amici che stanno seguendo, i colleghi che sono soprattutto collegati. Sì, tutti coloro che vogliono inviare un saluto lo potete fare attraverso il muro. Adesso scriveranno e vedremo le persone che lentamente si metteranno in contatto con noi. Allora, abbiamo questo appuntamento mensile nel quale entriamo, come si suol dire, in casa di un collega, di un realtor CRS, che ci apre le porte della sua agenzia e in questi 45 minuti più o meno ci facciamo raccontare la sua storia. Pertanto, Andrea, io ti farò una serie di domande, anche curiosità, no? Però certo. Per sapere più o meno, entrando nel dettaglio, no? Stanno iniziando a salutarci gli amici, quindi buongiorno, andiamo a vedere, per vedere esattamente, perché a volte escono come anonimi. Va bene, okay, comunque Nello, è abbastanza emozionante perché comunque per me personalmente, perché comunque spesso si ascolta sempre le storie degli altri quando nel tuo lavoro, diciamo è difficile che capita di parlare di me stesso, soprattutto poi in diretta e con colleghi che comunque diciamo di un certo spessore e soprattutto diciamo i clienti che si sono anche collegati, che ho condiviso con i propri clienti, quindi che si stanno collegando, vanno a scoprire anche forse una parte di me che vanno un po' al di fuori di come mi vedono normalmente tutti i giorni. Beh, considerando effettivamente che questo video poi lo potranno vedere anche in differita più presto, sì, perciò sì, a tutti quanti, se per esempio il video lo state vedendo non in diretta, cioè non lo state vedendo martedì a luna, potete continuare a scrivere mettendo praticamente, cliccando il nome di Andrea e automaticamente gli arriverà anche la vostra domanda. Senti Andrea, raccontaci all'inizio, questa è una curiosità mia, cioè io sempre mi domando come mai, perché hai iniziato proprio nel settore immobiliare o adesso senza fare nomi di società, magari un domani, però perché hai iniziato, come hai iniziato, perché? Allora, Nello, in effetti io sto provando a fare l'agente immobiliare dal 2002. Sto provando perché? Perché in effetti il lavoro di agente immobiliare è in continua evoluzione, quindi sembri che inizi sempre un po' da capo, quindi non si può dire che faccio agente immobiliare, sto provando. E parte un po' da una filosofia, più che altro. Magari sin da bambino io ho sempre cercato un po' di migliorare la vita di chi mi stava intorno, dei miei genitori, dei miei amichetti, addirittura quando si giocava a costruire la casa, io gliela costruivo la casetta e facevo giocare loro, la più confortevole, quindi è nata un po' da bambino un po' questa voglia di migliorare la vita delle persone. E man mano che si cresceva volevo sempre fare un lavoro che mi tenesse in relazione con le persone, che potesse aiutare in qualcosa, essere considerato e poterle, diciamo, aiutare, vedere un po' la felicità di quella persona e dire grazie Andrea, grazie di questo. Il motivo non lo so, sinceramente, il motivo. Probabilmente, diciamo, ci sono anche un po' di principi che ti hanno trasmesso comunque i genitori. E, diciamo, l'agenzia immobiliare, io non sapevo nemmeno cosa fosse quando avevo 21-22 anni. Non sapevo che cosa era l'agenzia immobiliare, pensavo fosse un'agenzia di viaggi. Cercavo lavoro e vedevo che loro, un franchising nazionale, dava un fisso mensile e
prima di aver fatto tanta esperienza lavorativa, non è stato il primo lavoro, ho fatto tanta esperienza lavorativa, e volevo anche iscrivermi all'università, quindi ho pensato, vabbè, danno un fisso mensile, studio, vado avanti, tanto non chiedono chissà quali prestazioni, mi lancio. Ho iniziato e iniziavo a vedere che le persone, come posso dire, ti chiedevano aiuto, cercavano di dire, guardi, io sto cercando casa in questo punto perché c'è mia figlia che deve studiare dal mese prossimo, c'ho il cane, ho bisogno urgentemente di una terrazza. Vedevo questa necessità nei loro occhi, quasi come se, come posso dire, ti pregassero di accontentarmi. Quindi ho visto che c'era proprio perfettamente, sposava la filosofia che avevo. Cioè, migliorare la vita delle persone. Una cosa, ma Andrea, molti lo sanno e non lo sanno, anche perché ti sta salutando Maria di Napoli, che per di più è una collega campana, e ti sta salutando, c'è anche Elisabetta. C'è Elisabetta Lodato che ti sta salutando. Dove hai l'agenzia tu esattamente? Ah, sì, allora, a Salerno. A Salerno Centro, oggi, però prima c'è stato tutto un po' un'evoluzione. E piace molto raccontare questa evoluzione perché penso che la storia di molti agenti immobiliari, ma soprattutto anche di altri lavori. Ho iniziato in questo franchising, stavo dicendo, ho fatto un po' di gavetta, a un certo punto ho pensato di mettermi in proprio, dopo aver fatto anche un lavoro di direttore vendite di un cantiere in costruzione. Quindi ho fatto una bellissima esperienza. E metto in gioco in piena crisi, 2006-2007-2008, piena crisi, dove io lì in realtà non potevo dire ai miei genitori, guarda, adesso mi metto in proprio, perché altrimenti loro mi avrebbero detto, fermati un secondo, perché qui siamo in piena crisi. Ho pensato, io mi lancio perché probabilmente questo è il momento adatto, è il momento adatto per mettersi in gioco. Ho iniziato da un... Ti racconto una parentesi, un piccolo, diciamo, un episodio. Non avevo i soldi per l'ufficio, quindi in effetti avevo difficoltà di invitare i clienti un po' nel proprio studio. Allora, cosa ho fatto? Siccome io sono della Costiera Amalfitana di Maiori, ovviamente potevo ospitarli a casa, ma non potevo, perché comunque è una casa non attrezzata per uno studio. E quando c'era qualcuno che doveva sottoscrivere un incarico oppure una proposta di locazione, una proposta, diciamo, di compravendita, avevo una cartoleria sotto casa. Quindi, in certo senso, sfruttavo un po', sai, il computer della cartoleria per sottoscrivere gli incarichi, le proposte, e dicevo ai clienti, guarda, non ti faccio venire a Maiori dove lo studio, vengo io a casa tua. Ma questo è durato per circa 6 mesi. No, è bello. Puoi immaginare un attimo un po' la scena, no? Io in cappellerino. È bello ricordarlo, è bello saperlo, è bello anche raccontarlo, perché, ripeto, molti colleghi, la gran parte, diciamo, dei colleghi CRS, in questo momento non tutti, però hanno già un'agenzia, però per esempio alcuni dei colleghi che ci stanno ascoltando probabilmente hanno iniziato, non dico come te, però più o meno, perciò gli inizi... È sempre bello ricordarli e raccontarli, no? Guarda, io sono per ricordarsi sempre da dove si arriva, cioè da dove si nasce, perché poi questo ti dà anche un po', come posso dire, la zavorra per non salire troppo in alto e credi chissà che cosa si potrebbe fare. Quindi è importante rimanere un attimo coi piedi per terra, in alcuni casi. E dopo questa esperienza... faccio le prime compravendite e prendo uno studio, una stanza studio, e probabilmente ero uno su 300 agenzie in provincia di Salerno che aveva forse lo studio, lavorava in uno studio, diciamo, una stanza studio. Da lì ho iniziato proprio a avere dei rapporti un po' più intimi con i clienti, però c'era sempre il fattore crisi. Da quel fattore crisi ho iniziato veramente a cercare un po' di capire che cosa realmente si potesse, che valore si può veramente dare una persona al cliente per poter, come posso dire, essere una sorta, diciamo, di calamita, essere unici. La mia ricerca è proprio dell'unicità.
ho iniziato un po' a studiare, a cercare un po' di studiarmi le grandi aziende, dove effettivamente loro, come posso dire, avevano dei valori che davano al cliente. Da lì un po' l'ho portata nel mio piccolo, nei miei protocolli di l'agenzia. E ho cercato un po' di lavorare molto col passaparola. Questo mi ha permesso di lavorare col passaparola, fino a raggiungere anche, come posso dire, persone anche di un certo livello su Salerno che volevano anche essere seguiti in qualche operazione. Da lì poi, come posso dire, oggi, parliamo di oggi, in piena pandemia, ho, tra virgolette, potuto, ho cercato un po' di trovarmi un piccolo locale nella parte più centrale, più bella di Salerno, e l'ho trovata, e quindi siamo qui a Corso Garibaldi, proprio tra la stazione e il porto turistico. Cioè, quindi se vieni con la barca, Anello, puoi ormeggiare la barca e vieni nel mio studio, oppure vieni col treno Italo o Trenitalia, e poi treno, col treno. Che ti volevo dire, quando hai aperto, cioè quando hai aperto questo nuovo, guarda, è fresco, siamo da Natale, quindi sono circa 4 mesi che abbiamo aperto. Complimenti. E io ieri ci siamo sentiti con Andrea anche per preparare una parte di questa intervista, e poi magari Andrea ci manderà delle foto o un video dell'agenzia, perché effettivamente è molto bella, è molto carina. E se vuoi dopo ti faccio fare un giro, se vuoi. Dopo magari regaliamo un giro sicuramente. Qua c'è Luigi Grivelli che ti sta salutando nel frattempo, e Maria che ricordava che non è molto lontano da te. Senti, continuando con la tua storia, c'è anche Leandro, ti stanno salutando, iniziano a salutarti. Ciao Leandro. Leandro è un mio carissimo amico che quando ho scelto di andare in vacanza a Formentera mi ha ospitato in una bellissima struttura, bella. E quindi ho fatto un po' di pubblicità a Leandro che allora, diciamo, che continuando con la tua storia, qualche altro aneddoto che ti ricorda i primi tempi? Mi ricordo una cosa molto bella. Sempre quando lavoravo nel franchising, sai, in questo franchising si usava a fare il porta a porta. Quindi non è stato semplice. Io per 4 mesi ho fatto porta a porta, ma venivo sempre respinto. Cioè, giustamente, un ragazzetto che va lì col giornalino, non era sempre ben accolto. E a un certo punto, che stavo quasi per scoraggiarmi, stavo un po' abbandonando questa scelta, perché dicevo, ma io non mi sento di essere più respinto, tanto non faccio nulla di male, perché? Al millesima porta che vado a citofonare, mi apre una vecchietta, come se lei già mi conoscesse, mi fa entrare, mi prepara il caffè, mi chiede di mangiare con lei, e da lì gli dico, ma scusi, ma perché fa entrare strani in casa? Ma io ti ho visto in faccia, tu l'hai visto dagli occhi, tu sei una bravissima persona. Da quel momento lei è diventata la mia referente, cioè mi ha iniziato a passare persone che vendevano, persone che devono comprare, mi metteva in contatto con tutti. Quindi credo che quando hai veramente dei buoni propositi, poi alla fine, come si dice, la vita, l'universo anche ti aiuta. No, sicuramente è così, e la storia che tu stai raccontando probabilmente ci aiuta a non dimenticare che tutto quello che facciamo non va perso finché continuiamo a farlo, nel senso che nel momento in cui se tu avessi abbandonato, non avresti avuto dopo ipoteticamente queste 1000 porte, che era esattamente quello che ti stava aspettando. Infatti, quindi... In qualsiasi campo è così, in qualsiasi campo. Probabilmente è stato anche una grossa base sulla quale tu oggi, con il tuo ufficio, negozio su strada, ti appoggi e che insegni magari sicuramente ai colleghi che hanno iniziato o che inizieranno con te, no? Assolutamente sì.
quando sei convinto che stai facendo le cose per bene, non bisogna fermarsi, bisogna arrivare oltre quella millesima porta che poi alla fine si apre e ti rende la vita facile. Sicuramente. Senti, sempre parlando degli inizi e di tutto quanto, cos'è che ti appassiona, a parte quello che hai detto, no? De seguire il cliente, cos'è che poi invece ti ha convinto a rimanere? Cioè, hai iniziato pensando che, poi perché hai deciso, sì, questo è il mio lavoro, questa è la mia missione? Guarda, di preciso non so perché, di preciso, è sempre un po' sposare quella vision che ti ho detto prima. Quando vedo che poi alla fine tu rendi un qualcosa con le, come posso dire, un po' con la tua, come posso spiegarmi, quando tu fai un'azione e migliori la vita di quella persona, a prescindere se ha venduto casa oppure se l'ha comprata, e vedi che gli hai migliorato un qualcosa, per me è come se, come posso dire, avessi, non so, ridato felicità a qualcuno, quindi per me è una grandissima gioia. Sicuramente, diciamo, è importante anche la gratificazione economica. Non è retorica, ma io quando vedo veramente, diciamo, un riconoscimento da parte delle persone che gli hai detto, ti dicono grazie, mi hai veramente aiutata anche in un modo particolarmente attento, mi hai capita, mi hai, come posso dire, mi hai supportata in tante fasi anche difficili, e a volte sono anche, come posso dire, depressive di una persona. Lì credo che hai fatto un lavoro di, non so, quattro professori insieme, psicologo, analista. Cioè, io penso che l'agente immobiliare è una figura professionale che ha quattro stati: solido, gassoso, liquido e solido. Quindi, sì, quindi come posso dire, tu in quel momento sei una persona che deve, come posso dire, un po' cambiare a seconda un po' dall'altra parte, dalla pressione. Io sono appassionato di fisica, quindi faccio un po' tutte paragoni fisici. Quindi quando dipende un po' dalla pressione, tu così diventi solido, liquido, gassoso. E non è una dote. Nella, è una dote, devo essere sincero, proprio è una dote. Quindi è qualcosa che quando tu hai questo tipo di attitudine, questa soft skill, e allora, come posso dire, puoi fare questo lavoro, ma tanti altri, ma soprattutto questo lavoro. Beh, chiaramente poi ricordavi, stai in una zona bellissima d'Italia, perché stai Salerno, la costiera amalfitana, perciò io l'altro giorno ti vedevo un video che avevi preparato, che stai preparando, che non so se era una diretta o cose del genere, da una villa, la villa quella nella zona antica, dove stavi presentando la possibilità di poter avere e comprare degli appartamenti proprio in questa zona di, sì, Salerno Vecchia, no? Che si guardava, sì, esattamente. Perciò, come dici tu, hai anche la possibilità di vivere e di poter offrire un prodotto anche di un certo livello. Sicuramente a Salerno poi c'è di tutto, però io ti ho, sì, visto anche nella costiera amalfitana, insomma, avere qualche bella situazione e via dicendo. Senti, invece ti volevo fare una domanda ancora specifica, proprio perciò il cambio che hai dato nel lavoro che facevi prima. Praticamente tu hai detto che hai iniziato a lavorare praticamente senza un posto, poi hai avuto un piccolo ambiente tuo e poi finalmente hai avuto l'ufficio, no? Sì. Giusto, oggi avere un ufficio e per di più in questa zona così centrale di Salerno, che servizi che state offrendo ai clienti? Qual è la differenza che Andrea Ruocco Immobiliare propone, a parte il marchietto? Io vedo che sei il marchietto CRS, poi parleremo anche di questo. Esattamente. In cosa concentri? Qual è la tua forza a livello di servizi? Allora, diciamo che ci siamo un po' targetizzati come posso dire, come proprietà. Le proprietà con cui, diciamo, al momento stiamo gestendo sono proprietà di valore. Di valore intendo, siamo in una zona centrale, quindi
c'è un, diciamo, gli immobili, vabbè, gli immobili a Salerno partono dai 50.000, puoi arrivare anche a 3 milioni, 4 milioni di euro su Salerno città, a differenza della Costiera Amalfitana, che poi lì sono numeri che arrivano anche, come posso dire, oltre l'immaginario. E noi adesso ci stiamo concentrando un po' su Salerno Centro e la Costiera Amalfitana. E su Salerno Centro sono immobili, come posso dire, che vanno un po' dai 350, 400 fino ad arrivare a un milione e mezzo. Quindi, come posso dire, stiamo offrendo più che altro servizi di qualità. Cioè, cosa intendo per qualità? Mi sembra un po' generico. Allora, prima di tutto andiamo a capire realmente le esigenze delle persone. Qui spesso e volentieri sono proprietà dove valgono tantissimo, ma non rendono quanto valgono. Quindi si va a dare un servizio di, come posso dire, vendita e cercare poi di fare degli piccoli investimenti per arrivare, come posso dire, tra virgolette, a un ROI, a un ritorno dell'investimento, più o meno sul tra il 6 e il 9%. Quindi faccio un esempio. La signora ha proprietà di 250 metri quadrati sul lungomare che vale 1,5 milioni. Ok? L'affitto si può affittare massimo a 1.500 euro, quindi non ci sta. In quel momento lì, quando vediamo che la persona ci chiede come poter eventualmente risolvere questa situazione, andiamo a vendere l'immobile e gli troviamo già, come posso dire, dei piccoli investimenti per far raggiungere quel ROI netto, non lordo, che gli permette comunque di avere una rendita e di sfruttare al meglio il capitale. Questo è uno dei servizi che stiamo dando. Oppure un altro servizio che stiamo dando, soprattutto è molto legato con gli studi professionali, architetti e ultimamente anche gli uffici legali. Con gli architetti studiamo anche delle fasi di frazionamenti, perché oggi le famiglie si stanno un po' tutte riducendo. Quindi diamo l'opportunità di frazionare un immobile e rendere abitabile per la persona che ci vuole abitare e rendere una rendita eventualmente accanto che gli permette comunque di mantenere la proprietà, perché a volte le proprietà sono anche, posso dire, sono immobili di valori personali, quindi che non ci si vuole staccare da quella casa, quindi preferiscono frazionare e rimanere in quell'immobile. Questi, diciamo, sono uno dei principali servizi che stiamo dando. Beh, già ci hai fatto un'idea, perché questa è una domanda che ti volevo fare, del panorama immobiliare, perciò la città di Salerno sicuramente avrà degli appartamenti che valgono meno, però ne hai parlato già di un milione e mezzo, vuol dire che è una città che offre anche delle case di un certo valore, cioè sì. È un patrimonio immobiliare dentro Salerno città importante, no? Guarda, Salerno sta crescendo, è una città che vuole, desidera crescere. Tanto è vero che le spiagge si stanno allungando qui su Salerno, il litorale, diciamo, il presidente della regione ha iniziato e il sindaco ha iniziato un allungamento delle spiagge. E prima della pandemia era una città turistica, ma un turismo che sembrava quasi, io sono della costiera, quando andavo ad Amalfi io qui ci vedevo le stesse persone. E nascevano tanti B&B, case vacanze, anche di un certo livello. Quindi è una Salerno che vuole arrivare a un obiettivo, diventare una città europea. Quindi è in fase di crescita. È una città che attrae tantissimo. La provincia è attratta da Salerno e io lo sento. Cioè, qui in realtà di crisi si è sentita poca, solo in quegli anni dove veramente, come posso dire, erano le banche che non erogavano, ma adesso, durante la pandemia, sinceramente, ci sono state forse anche più operazioni rispetto all'anno precedente. Quindi è la provincia che prova ad acquistare su Salerno. Ha capito che, come posso dire, Salerno vivere è una città, tra virgolette, un po' che abbraccia un po' tutto il golfo, tra la Costiera Amalfitana sulla destra, la Costiera Cilentana verso sud, quindi è una città che veramente può proteggere sia le famiglie che un investimento.
Allora Andrea, ma a parte che stai continuando ricevendo, ti saluta Rossana. Ciao Rossana, grande lei è una mia carissima cliente. Ah, voilà. Un grande abbraccio. Mentre invece abbiamo Maria, che qui non è, è Maria di Napoli, che ti sta facendo una domanda sul lavoro che tu dicevi prima del proporre per fare una serie di piccoli investimenti e dare un ritorno, no? Maria ti dice come lo proponi, come ti proponi e come lo proponi tu ai tuoi clienti. Allora Maria, io al momento non è proposto con uno slogan oppure come posso dire dei titoli, cioè sono più che altro rapporti confidenziali con le persone, quindi sono rapporti che sono nati da qualche anno, quindi gli hai sempre dato delle belle soluzioni. E a quel punto loro si aprono e per confidenza ti dicono: guarda, io ho questa cosa, come devo fare? Quindi sono, posso dire, sono dei rapporti che durano nel tempo, iniziano a fidarsi. Ovviamente tu devi dare molto valore a loro, li devi aiutare anche in modo gratuito in certe circostanze. Vedono te una persona che di fiducia, perché in realtà è la fiducia che poi le persone con cui le persone diciamo, si aprono. Ovviamente poi deve essere anche tu organizzato per poter dare supporto in questa fase. Cercare anche i professionisti giusti che devono collaborare con te per poter poi aiutare la persona. Tipo? Beh, tipo l'architetto. Devono essere un po' gli architetti un po' più smart, cioè tra virgolette, perché devono essere persone che come posso dire, devono supportarti anche una fase che può andare anche non in porto, quindi devono poterti veramente spalleggiare. E poi, come posso dirti, ci devono essere anche un supporto legale, perché bisogna capire anche un po' il nucleo familiare di questa persona, come è composto. Se tu gli fai dividere un immobile in modo che poi puoi creare dei dissidi in famiglia, allora devi prevedere delle scritture. Sono queste un po' le fasi e tutto questo poi l'abbiamo studiato in base un po' alle paure che le persone poi ci proponevano. Io se faccio questo ho paura di questo. Ok, perfetto, allora troviamo una soluzione e abbiamo man mano trovato le soluzioni. Ci siamo creati una sorta diciamo di protocollo, ci siamo creati con le varie domande tipo FAQ, quindi abbiamo un po' tutte pronte, come posso dire, queste obiezioni, più che altro obiezioni, queste problematiche, abbiamo già tutte le risposte. Allora, sicuramente poi, chiaramente, per tutti coloro che vogliono mettersi in contatto con Andrea, Andrea dopo lascerà il suo recapito telefonico, la sua email, pertanto anche tutti coloro che vedranno il video in differita più avanti, nei giorni a venire, potete contattare Andrea. Anche a livello personale nel WhatsApp, esattamente questo. Invito Maria, visto che siete pure vicini, per poter creare tra di voi anche queste sinergie di collaborazione, perché Maria è una nuova CRS, infatti chiedeva del marchietto, ti arriverà, anche lei vuole il marchiettino, la spilletta e sicuramente si metterà in contatto con te. Volentieri, anzi. A livello di curiosità, io lo so, però chiaramente anche questa parte sono due chiacchiere con il professionista. Come sei entrato, come hai scoperto CRS? Cioè, qual è stato tutto il mondo della scoperta di CRS? Poi ricordiamo quando hai fatto il corso e tutto quello. Allora, diciamo che è partita dalla curiosità, perché, come dicevo, volevo arrivare a un certo livello, ma più che altro volevo che le persone mi vedessero. La persona che può risolvere le problematiche è un po' diverso un po' dalla massa, quindi la mia curiosità mi ha portato a, tra virgolette, a ricercare e c'è stato un giorno in cui posso fare il nome di un'azienda che in cui ok, perfetto, io mi servo dei servizi di Regold e Regold in quel momento lì offriva questa opportunità di fare dei corsi formativi che potevano realmente cambiare
la visione dell'agente immobiliare, dei corsi di formazione che non c'erano stati finora. E niente, in quel momento io ho iniziato un po' a cercare di capire in più e ho chiamato Luca. Ho chiamato questo numerino, questo cellulare che c'era all'interno del... Anzi, in realtà io avevo già pagato, lo stavo per pagare, però ho detto, ma ho un dubbio, voglio un attimo andare fino in fondo. Chiamo il numerino, risponde Luca Gramaccioni. Beh, Luca Gramaccioni è dalla prima ciao, amico. Quindi, da lì e poi mi ha, tra virgolette, convinto, ero già convinto, però volevo, come posso dire, un contatto. Volevo un contatto per capire un po' l'umore e lo spirito dall'altra parte. Lo spirito ci stava, e ho detto ok, mi iscrivo subito. Da lì è nato un po' tutto questo. Poi ho iniziato i corsi. Poi fatto un corso a Roma. Sì, il primo corso a Roma, il primo. Ero l'unico del sud, l'unico. Mi ricordo anche perché... Mi ricordo in ritardo, quindi... È stato un bel corso, è stata una bella giornata con Luca, Antonella. È stata fantastica. Sì, tu hai fatto, sì. Poi Salvatore, tu hai fatto il corso. Il primo corso dove praticamente quando andammo a cena ci diceva, ma voi vi rendete conto che cosa stiamo creando? E da lì ho capito che da lì si è aperto un mondo e io ho scoperto poi tante cose da inventare, da costruire, e ovviamente diciamo stiamo seguendo fino ad oggi, e il motivo è questo. No, sicuramente sì, purtroppo con il discorso del Covid e questo si è un po' rallentato tutto. Infatti anche noi avevamo a livello europeo, io vivo in Spagna, perciò per gli amici di Andrea del CRS Spagna sempre organizzava un evento europeo, perché poi alla fine si faceva carico di questa, diciamo, situazione. E l'anno scorso è stato cancellato, quest'anno a giugno non è stato impossibile farlo, adesso stanno vedendo di farlo a ottobre, così come il Celebration. Riuscimmo a fare il convegno americano ad Orlando esattamente poco prima del lockdown, e poi chiaramente e poi l'altro è saltato, e stanno saltando tutti i convegni. Qualcosa è stato fatto online, qualcuno di voi ha partecipato al Celebration online. Stiamo facendo delle riunioni internazionali ogni 3 mesi, però si sta cercando di riprendere un po' tutta l'attività che era fatta soprattutto di riunioni, di appuntamenti proprio anche presenziali, no, fisici. Sì, chiaramente sì. Qualcuno mi ha chiesto, probabilmente a giugno, sempre online, faremo il nuovo re-up, e per settembre-ottobre invece stiamo programmando con il gruppo spagnolo dei corsi per tutti i CRS come Andrea, per fare il secondo livello dei re-up che abbiamo fatto. Stiamo cercando di rimettere in moto tutto quanto. Senti, guarda, Andrea, voglio aggiungere anche un'altra cosa, Nello, perché in effetti in CRS non è solo il corso di formazione, ma è soprattutto, diciamo, la compagnia di agenti immobiliari, anche che di spessore. Io lì, quando ho frequentato questo corso, poi a fianco a me c'era un agente immobiliare che, posso dire, non aveva solo un'agenzia, ne aveva 10, 15, dove trattava immobili di pregio e avevano, diciamo, delle agenzie organizzatissime, quindi hai a che fare anche con imprenditori, non solo agenti immobiliari, dove ti possono veramente, come si dire, dare, far crescere, illuminare e a volte anche dare coraggio, perché poi ognuno si racconta la propria storia, la propria esperienza, dice ok, allora posso riuscire a più questo. Beh, hai detto una bella cosa, mi permetto, magari è vero o non è vero, però probabilmente questa situazione dei colleghi e cose del genere, probabilmente, come hai detto tu, ti ha accompagnato e ti ha dato coraggio, ti ha dato idee, ti ha dato coraggio per aver creato, diciamo, questo, per raggiungere questo bello obiettivo dell'agenzia. Senti, ce la fai vedere l'agenzia, allora? Perché come no? Non siamo in chiusura quasi, però se riusciamo a fare, ecco, un po' un piccolo invento. Certo, ora, allora, ieri mi hai spiegato come funzionava.
gira la tele, basta girare la telecamera. Ok. Allora. Sulla rotellina. Se vai sulla rotellina di sotto, mi dai. Sì, sorry, non riesco a vedere. Vabbè, facciamo così. Giri esattamente, facciamo ancora più. Ok. Allora, esco fuori, eh? Sì. Si vede la vetrina? Fatti un po' più indietro. Un po' più indietro. Allora, ora ti faccio vedere prima l'ufficio e poi usciamo fuori. Allora. Sì, questa, si vede l'entrata. Allora, esattamente. Il front office. Quindi il front office è la postazione di Francesco Caliendo, te lo ricordi? Sì, benissimo. È la bella sua postazione. Questa è la mia. Ok. Vabbè, qui c'è qualche frasetta che... Faccela vedere, bravo, così. Si vede? Sì, migliorare la vita delle persone. Bellissimo, certo. Questa è una grande idea, bella idea, che consigliamo anche ai colleghi. Allora, qui la sala riunioni, qualche volta mi trovo a registrare anche qualche mio video. Ah, vedi. Eccola qua. Questa è un'altra frase ad effetto. Sentirsi bene a casa, perfetto, è la cura per se stessi. Questo, guarda, come dicevo ieri, quando un momento in cui c'è una persona che ha dei dubbi sul prezzo da offrire per la casa, che poi sa che è la sua casa, io dico, guarda, vedi che sentirsi bene a casa è la cura per se stessi e non a prezzo. E lì si sciolgono, cioè nel senso che le persone poi dicono, si convincono, dico, ok, perfetto, allora hai ragione tu Andrea, questa è la nostra casa, non perdiamo tempo. E poi è bello quando poi dopo qualche anno li risenti e ti dicono, guarda, è stata la scelta giusta. Quindi è questo che è quello che mi piace sentirmi dire, oltre la gratificazione economica. Ecco qua. Benissimo, allora ritorniamo a noi con... E intanto continuano i saluti, ti stanno salutando. Senti, in chiusura, sempre, a parte che ricordiamo a tutti quelli che stanno guardando il video solo adesso, noi staremo con Andrea a fine mese, esattamente martedì 20-25. Sì. Perché abbiamo fatto due chiacchiere con Andrea, l'abbiamo conosciuto un po' di più chi non lo conosceva. Andrea invece a fine mese, il 25, alle 6 di pomeriggio, ci regalerà un webinar, un corso di mezz'ora, 40 minuti, che avrà come argomento, Andrea? Allora, il metodo 4C per vendere casa entro i 3 mesi. Perfetto, lo vedo molto interessante, perciò se stai ascoltando dentro, ricordati. Sì. Che l'ultimo martedì del mese e staremo con il professionista Andrea Ruocco, che ci spiegherà questo metodo 4. Racconterò cosa significano le 4C e diciamo i vari passaggi organizzati per poter poi arrivare al terzo mese con la vendita della propria casa. L'ultima domanda, Andrea. Qual è l'obiettivo... che adesso con questa nuova agenzia, qual è il prossimo obiettivo? Se ce l'hai, se ce lo vuoi dire, qual è il tuo prossimo obiettivo? Allora, diciamo che noi del sud siamo abbastanza scaramantici, quindi diciamo che, allora, probabilmente, è aprire un'altra agenzia in Costiera Amalfitana, dove si potrà specializzare non solo per ville importanti, ma soprattutto promuovere la Costiera Amalfitana per girare dei film. Quindi, sì. Quindi diciamo che cercheremo soluzioni uniche dove
spesso e volentieri a noi ci è capitato qualche volta qualche agenzia ci ha chiamato per sapere, guarda, noi ci serve questo tipo di casa perché dovremmo filmare un set, e ho capito che lì c'è una necessità non differente. Spesso e volentieri lo stesso proprietario dice no, ma chi sono, chi non sono, non voglio farci nulla. Invece credo che organizzare, rendere disponibili delle zone, dei percorsi e delle soluzioni belle, uniche, proprio per come si promuovere, ma anche io non parlo di grandi film, non parlo di grandi film. Oggi diciamo è come si è più facile creare, fare degli dei piccoli film, ma anche a costi molto bassi. Quindi promuovere questo tipo di attività. Bella idea e soprattutto un bel augurio per gli anni a venire, il fatto di poter offrire un servizio anche in uno dei posti chissà tra i più belli dell'Italia, sì, sicuramente va benissimo. Okay, siamo in chiusura. Andrea, ti ringraziamo. Allora invito grazie a te. Sì. Tutti coloro che vedranno il video in differita potrete scrivere le vostre domande, i vostri saluti ancora ad Andrea inserendo il suo nome, pertanto gli arriverà automaticamente l'avviso. Perciò ti stanno salutando, grazie, ti ringraziano. Perciò Maria ti ringrazia, Francesco ti sta ringraziando, ti saluta. Ti augura, ringrazio di cuore tutti quelli che mi hanno ascoltato, perché comunque, come si dice, la maggior parte sono colleghi che veramente sono il top. Allora Andrea, grazie. Ci vediamo a fine mese con l'ultimo martedì, con il va bene. Ultimo martedì del mese è il webinar di CRS con Andrea Ruocco e le 4C per vendere il tuo immobile in 3 mesi. Un abbraccio, un saluto a tutti quanti, ci vediamo martedì prossimo. Ciao.